digged out with new windpipes, all painted black with Van Dutch stripes. You see the fastest machine that you ever have seen at the scramble tonight. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. We're gonna ride, ride, ride until the dawn's early light at the scramble tonight. Yeah, the scramble tonight. Come to the scramble tonight. Clicking, it's where I'm gonna dig. Money, money, honey, the kind you fold. Money, money, honey, rock and roll. Drink it in, paint it up like hay. Have a rocking good time and throw it all away. Well, I can see me now in my long Cadillac. Engines in the middle, spare wheel on the back. Don't you know it'd be hard to stop when I find that big uranium rock. Money, money, honey, the kind you fold. Money, money, honey, rock and roll. Break it in, bail it up like hay. Have a rocking good time and throw it all away. Greta che arriva a noi suggerendo di... Ancora non ho capito a che cazzo servono tutti questi pulsantini qua sopra. Io abbiamo capito? Però sei accorto che stiamo in onda, sì. Sì, sì. Un po' violento sto cover, secondo me. Rientra subito troppo, sì. When I find that big uranium, quasi il minimo. Così. Vai, fermo. Eccolo qua, ecco qua. Però quindi non canna a parlare. Dagli col meno volume della musica. Bene, sembra un grande inizio questo. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, allora, buonasera. In sovraimpressione c'è sempre puzzavo come di cignani, ma lo metterei dopo, quindi cambierei subito. Ancora, bravo, bravo. Cambieremo poi in corso. Mi sembra una delle grandi problematiche degli speaker di radio passeggiata, cioè quello di non vedere. Abbiamo già 3 like a live, eh? Uno di Ambra Battistelli che si promette già la prima posizione delle prime 10. Attenzione, perché qui c'è tutta una storia settimanale di Libri tra le onde di Marras. Allora, c'è... loro da quando sbartono? Più o meno? Da quando partono? Cioè, da che posizione fa partita? Da 4 cannonau partono. 4 cannonau, quindi... Ma io gli avevo detto 12. 12, quindi in dodicesima loro e in decima le lingue dei testa Ivano, a testa. Già siamo così, già siamo così. Che scrivo sotto impressione? Non sapevo di che cazzo parlare. Allora, mi sembra giusto. Come sempre. Chi è che fa le pernacchie? Però certo sto talk cover fa tanto, tanto tipo radio spazio. Le mani? Tenete il gettone? È vero, uguale. I like to get where I'm going. Non sapevo di che cazzo parlava. Quest'altro invece che è dumping, l'antidumping. Vediamo cos'è, aspetta. Sì? Se stoppa proprio, questa è per quanto deve sta sotto. Io ce l'ho, se lo lascio così, sì, rimane parecchio sotto. Invece con questo proprio si annulla. Io la metterei proprio così, appena appena. Io direi che... Quindi possiamo alzare, balla questo. Bella. Io direi che questa... quando non sapevo che cazzo fa, potevo usare quest'ora per fare prove tecniche. No, ma è tutto questo qua, no? Allora, benvenuti a Mega Direttori Galattici, la trasmissione che parla del nulla e nel mezzo, nel nulla, ci siete voi.
importante notare anche che noi abbiamo lo parasputi più inutile della storia della radiofonia di sempre. Cioè, poi tra l'altro rompe anche le balle a livello live. Esatto. Ma così, però così dà un tono alla radio, un no? Un tono. Quel non so che. Quel non so che. Allora, andiamo a vedere subito se ci scrive la gente. Alessandro Ruffini, ciao. Mira Paterni, ciao. Ciao. Ammazza mi dia che memoria, ma stronzi di merda anche. Alce, che stronzi di merda. Terror 1910. Oh! Terror. Ma scusate, se Alce varia di numeri, ammazza Emilia che memoria relativamente a cosa? Non mi risulta io abbia memoria in senso assoluto. Come il tappeto del grande Le Boschi, dice Amedeo. Ma chi? Ma Terror? Chi? Ma di che parla? Scusa, ma che? Ma ci piace così, Terror? Grandioso. Però prendiamo nota quello. Dodicesimo posto si Alce. Ah, forse Marras. Marras al dodicesimo. Sale all'undicesimo perché ci piace. Ci piace. Allora, è stato un lungo dibattito settimanale. Esatto. Con Marras sulle posizioni che dovranno avere. Che dovrà avere la sua trasmissione. Io la lascerei così com'è. Sì. Dove abbiamo detto che sta? Tipo al dodicesimo posto. Undicesimo. Però e sono io. E siamo noi. Allora, vediamo subito. Partiamo con un po' di cosine. Allora, ci eravamo lasciati con... Allora, il logo più brutto rimane. Lo dobbiamo ribadire. Rimane questo. Te vedo in difficoltà. Mi sa che non funziona più da lì. Quindi vado io a porlo. Se vuoi il controllo te lo do. Perché? Ti vuoi il controllo? Come dire, vuoi il tuo mantello anche? Non sta funzionando. Eccolo, era annato. Gli vuoi le tue ali nere e il tuo mantello? Eccolo. Oh. Allora, rimane sempre questo logo più brutto, giusto? Certo, senza dubbio. Però aspetta, affacciate perché sennò... Sennò written on the back, I'm telling you Jack, I love that big Cadillac. Oh, eccoci qua. Poi. Gli amanti del rockabilly ci apprezzeranno oggi più che mai. Sei del cazzo, vabbè. Comunque, vi eravamo lasciati invece. Sono cambiati i premi. Garabetta e i premi Annalisa Minetti cambiano. Ci eravamo lasciati con il premio Garabetta che era andato a Valentino Ceccobelli, che verrà eliminato dalla memoria di tutte le trasmissioni. Però passeremo un po' la musica, io però. Passeremo un po' la musica. Appena, perché quando siamo zitti, ecco bene. Così. Però vabbè. Allora, invece, dicevamo, qui è sparito tutto. No, ragazzi, è un problema. Devi premere play. Ah, aspetta, perché non c'è stato il refresh forse qui. Non c'è stato il refresh. Allora, refresciamo. Refresciamo ovunque. Ci diamo una rinfrescata. Ah, ok, abbiamo refreshato. Ecco qua, c'è appena le novità sono succulente. Allora, quindi, ci eravamo lasciati con Valentino Ceccobelli, premio Carabetta. Anche io farei vedere, perché comunque... Ad onorem. Questo premio veramente. Comunque io vorrei far notare, noi non abbiamo notato anche, abbiamo premiato a destra, ma dovevamo premiare secondo me anche a sinistra con questo felpa con scritto momma. Tanto c'è una ragazza alta tipo 6 metri e mezzo nel frattempo che passa avanti, però... e questo era il premio Annalisa Minetti, ricordiamolo, il duo fantastico che pensavamo potesse essere imbattibile, ma in realtà però... in questo caso l'allievo che supera il maestro è sempre lui, sia l'allievo che il maestro, perché iniziamo subito con il dire che il premio Annalisa Minetti della settimana resta sulle solide spalle e sulle pelose spalle di Giulione. Che peraltro ha questa caratteristica, come potete vedere, di cambiare moda, passa dallo scaldacollo alla canotta con una semplicità inquietante. Tra l'altro in questa immagine potete notare anche diciamo lo sguardo tipico dell'uomo mannaro. Possiamo fare il resto della trasmissione così? Cioè, no, ragazzi, applausi. Bravissimo, ecco. Giulione. Partito perché si è ribellato, il premio Carabetta. Questo era il premio Annalisa Minetti, mentre per il premio Carabetta abbiamo due vincitori, diciamo. Uno diciamo che... Parlate di Fortnite, Terror 1910. Certo, parliamo di Fortnite. Ti piace Fortnite? Allora, Fortnite, diciamo, è un gioco di cui non ce ne frega un cazzo. Abbiamo parlato di Fortnite.
Questa era per gli amici di Mixer. Ciao ragazzi, ciao. Anche ciao. Per quelli di Twitch. Aspetta, aspetta che bisogna un attimo pure che far capire. Forse che... avrete notato che noi non parliamo dei videogiochi. Dove lo fatto stai? Ma richiamami un po' un attimo perché volevo fare una cosa tipo più. Ok, allora ci siamo. E andiamo avanti, come dicevamo, premio invece Carabetta, certo. Annalisa Minetti l'abbiamo dato a sempre Giulione, premio Carabetta lo dividiamo questa settimana fra Valentino Clementoni che con Sportzone si veste veramente hell yeah, è da duro, quindi... proprio, sembra uscito da come si chiama il, la serie dei motociclisti, sì, non mi ricordo mai, da Sons of Anarchy. Sons of Anarchy. Sons of Anarchy. Eccolo hanno qua. Portato una spina sì, hanno portato una spina veramente nel momento peggiore della settimana. Grandissimo, io era lunedì. Lo farei entrare. No, io veramente non sei per insultare. Allora, invece l'altro con quale si dividono è questo qua. Vediamo qua. Ancora i Plexiglass Box che sono protagonisti come sempre. Plexiglass Box. Facciamo notiamo l'accoppiata nero che spina, il cilindro e la cuffia che è una nuova new entry di ci chiedono giubilanti di fare i gambi gam. Vai subito. Pronto di là, vai. Meraviglioso. Eccolo qua, meraviglioso, è tutto molto bello. Allora, dicevamo invece, quindi... Poi c'è un premio d'oro fatti che lo vince, la caratteristica che lo vince solo lui. non c'è battaglia su questa cosa. Allora, questa settimana, va perché è il nostro padre, la comunicazione visiva è il nostro padre. Carlo Dorofatti che conduce Dorofatti tutto è l'unico che ha sul logo la sua faccia. Giovedì alle 11 Accademia Acos, giovedì alle 11, grande programma di filosofia e arte olistica, diciamo, no? Artistica e diciamo immagini a caso. E immagini, no, e cioè, però lui è un vagabondo dell'etere. Questa era stata una delle peculiarità che ci ha insegnato il maestro Dorofatti per quanto riguarda lo show visivo, ma questa settimana è andato oltre. È andato veramente oltre. Possiamo anche dire che secondo me ha anche un po' preso spunto dalla puntata crossover fra Metropolitana e Remirite. L'indimenticabile Remirite con la Metropolitana. Lui era forse ancora il vincitore perché l'ha fatta intera. Lui si è limitato a tipo 12 minuti. Però c'è una cosa che... Quindi comunque, Accademia Acos, per chi l'avesse seguita, giovedì ci ha mostrato per un quarto d'ora questa immagine. Digicam. Maestro. Kator, gioco che didattico. Non ho capito da dove cazzo l'ha viata sta cosa, perché tra l'altro dietro cos'è questa cosa qua? Questo qua è... È lui, Sì, quindi si è fatto uno screenshot di mentre sta lì. No, non ho capito. Non hai capito. Lui sta. Ah, no, perché questo è lo screenshot tuo. Okay. Quello che vedi a destra. Ok, perfetto. Era, lo screenshot era lui, tuo. Capito? Fatto te. Vabbè. Però la caratteristica è che io mi chiedo: il gioco didattico G-Compris, io lo voglio scaricare subito. Anche Key My Money, secondo me, potrebbe essere interessantissimo. Però è riuscito a fare una cosa che nessuno. Ma innanzitutto, io pensavo che fosse disattivata perché questa cosa. No, nel senso, questo qua in realtà cos'è? Cioè lui no, faceva... questo sembra il coso del. Io non l'ho seguito. Di cosa parlava in questi istanti? Non lo so. Di questo, non lo so, io mi sono limitato a vedere. No, perché se cosa... parlava poi di Kant con questo sotto era fantastico. No, ma cioè, anche se avesse parlato di questo, cioè è rimasto 12 minuti, capito? Bellissimo. No, veramente bello, non riusciamo a capire. Possiamo è uno di quei giochi chiederlo... trova le cose che accomunano. Ma tra l'altro questo è lo store del sì, di Android. Vabbè, comunque noi lasceremo questo anche noi per almeno 5 minuti. 5 minuti, esatto. La partita da ora, sono le 15:20, ci potete vedere fra 5 minuti qua su Radio Passeggiata. Ci dice Ambra Battistelli, che chiaramente punta al primo posto, che nel cambio cam siamo irraggiungibili. Sì, sì, e siccome siamo irraggiungibili a questo punto ne farei un altro paio, sei d'accordo? Dai, vai. Però dopo rimetto quello, perché cioè, occhio, senza spostare, vai, pronto, boom.
Dobbiamo seguire il maestro, quindi lo rimetterei io un attimo, per favore, perché ecco, appena 5 minuti, ci vediamo fra 5 minuti, vi lasciamo così. Bells going pretty fast, I look up behind, here comes the devil doing nine, and I'm saying, I'm a fire, I'm a movement on the line. Let's drag now! Smart, the race was won. Here come the devil doing 100 more. I'm on fire, fire, move, man. I'm on fire, fire, move, man. I'm on fire, I move, man. Down the line. Let's drag it in. Here come the devil doing nine, and I'm saying, I'm a little fire, fire, move, man. I'm a little fire, fire, move, man. I'm a little fire, I move, man, down the line. Oh, yeah. Well, I've led an evil life, I say, but I'll have from the devil on judgment day. I'm a little fire, fire, move, man. I'm a little fire, fire, move, man. I'm a little fire, I move, man, down the line. Eccoci qua, io non sento una minchia. Allora, perché? Abbiamo un po' di dati. Da dati e analisi. Allora, vi facciamo vedere il chi ha la playlist più seguita. Quindi, entrando nel canale di YouTube, tutte il 100%, no, delle visualizzazioni vengono attribuite al canale e divise per ogni trasmissione. Abbiamo questa settimana, in realtà è dell'ultimo mese, ma questa settimana è cambiato molto, certo, il tutto, perché abbiamo a vincere, pensate, Panzerotto. Diciamo, con il 16 aspetta. Non funziona più. Sì, cosa. Funziona. Tocca fa così. Ranged. Porca zozza. Eccolo qua. Allora, abbiamo una parola schermo. Buona. No, mettiamo così. Una buona per tutti. Allora, una parola buona per tutti, 16,6% di ingressi in playlist, Mega Direttore Galattici 14,5, Contarozzo 10,5, Rassegnati Stampa 10,1, molto bene, bravi, e Nerv 8,2. Questa cosa ci sconvolge. Tra l'altro che Nerv ci porta perché Nerv, tutto quanto, ci porta a scoprire il premio miglior presenza scenica, miglior presenza scenica in assoluto, che è proprio di Nerv. Questa è stata il programma di Cassetta. Questo così. È proprio così. È stato così, cioè lui chiaramente lo potete vedere mentre espleta le sue funzioni di DJ. Bravissimo. Bravissimo. Un applauso. Bravo.
Allora, poi playlist. Allora, le playlist principali. Queste erano per ingressi. Mentre adesso andiamo a vedere la playlist in tempo di visualizzazione. Quindi quanto si rimane poi a vedere quel video che andiamo a cercare. Vediamo che vincono i Game Over con il 12%, quindi molto bene, il 12% bene, è molto, bravi, alto, bravi, molto alto, rassegnati stampa, quindi ancora molto bene Cristina e Cruccoligni. Reggo un attimo perché lo vedo qua, leggiamo, esatto, così. E Mega Direttori Galattici, molto bene, bravissime, bravissime. Allora, direi già che possiamo dire che nella quintetto vincitore della settimana, perché lo inseriamo piano piano, ci saranno rassegna di stampa, Mega Direttori Galattici e Una Parola Buona per Tutti. Intanto, esatto, quindi la gara è per il secondo posto, perché il primo è dei Mega Direttori Galattici. Esatto, però non lo svegliamo adesso, lo svegliamo dopo. Guarda, però io vorrei esprimere della meraviglia in questo modo. Esatto, questo qua è un stiamo cercando di instaurare un nuovo premio che si chiamerà Lost in Space, e questo qua è un po' il tutorial, diciamo, esatto. Come vi vogliamo, cioè fate delle facce guardando la telecamera nel modo più, cioè tipo, perché? Devono durare però perlomeno 4-5 secondi, per esempio adesso quando io toglierò questa immagine ce ne sarà un'altra meravigliosa. Vai. Pronta? Così, ok? No, perché deve durare almeno 2-3 secondi, perché così poi dopo... Tra l'altro c'era anche quella lì dove io tento di non ridere mentre parla Fiorini, sì, che anche quella c'ha un... Diciamo, ma che non c'è più, però. C'ha, no, non l'ho messa lì, però me l'avevi mandata. Ricorderei nel frattempo il messaggio che ci viene da chi difende l'ambiente, ricordiamolo, eccolo qua. La nostra Greta. Che nostra Greta. È il suo Asperger. Suo amico Asperger. Allora, poi diciamo un'altra come si dice, un'altra statistica importante del canale YouTube di Radio Passeggiata è questa, che è che le lingue principali dei sottotitoli è 100% nessun sottotitolo. Applauso a nessun sottotitolo. Bravissimi, 100%. Vorrei anche notare che questa vedere, qua, perché è una statistica tremenda. Questa è importante, che ci segue lo 0,5% tra 18 e 24 anni. Siamo una radio per vecchi. Madonna, ragazzi. 30% 25-34. E poi, ma come fanno a sapere, dai, io mi domando questa volta? Te scrivi, no? Ah, sul canale? Sul canale, beh certo, questi qui sono quelli del canale. Cioè, prosciugà. Peccato che non si è vista la faccia. Si è prosciugà il canale, tipo. Allora, genera entrate, andiamo a vedere pure quest'altra. No, che non è anche questa per farvi vedere la cosa fantastica. Quanti soldi generiamo in ingresso? 0 euro, ecco. Giustamente. Bellissimo. Questo no, è se per... Dicono, se dicono, ah, quelli a Radio Passeggiata, si fregano di se zecche. Capito? Ste stronzi. Qui intanto stiamo vedendo in differita le minchiate che facciamo, però fantastico. Allora, parliamo un attimo prima di questa cosa. Ah no, c'era l'ultimo... No, vorrei semplicemente ricordare il premio Annalisa Minetti di oggi. Annalisa Minetti, nonché... Con questo colore verdastro sembra veramente Hulk. Anche Wolf in Wall Street lo chiamerei, io dico, no? Wolf of Wall Street premio. Allora, dicevamo, prima di passare oltre e cominciare ad insultarvi, farei vedere l'ultima, dimmi che è la cosa più importante di tutte. Questa? Che è un po' quella dei video principali, quindi il tempo di visualizzazione in minuti dell'ultimo mese. E abbiamo spanculato dal trono Sara Tommasi DJ. Applausi. Diciamo che l'episodio. Diciamo che è merito Fiorini. Cioè, Fiorini maggiore. Aspetta, così. Fiorini maggiore di Sara Tommasi. Cioè, capisci? Del resto, scusa, è coerente. Se lui è quello che ha preso più voti, vince anche. È chiaro. Quindi la puntata di Sdremarina con Fiorini supera la puntata, che forse sia la prima puntata di Sara Tommasi, che è stata con noi meno di un mese, possiamo molto anche bene anche Montarozzo Sentimentale, fantastiche, perché poi è quattro piazzamenti la prima, mi sa, 19.03 parlammo, quindi, mi sa di sì, forse ho quella con Barbaccia, io andrei poi a cercare questa cosa, perché casomai Barbaccia è sempre
minore, però sempre molto bene, certo. Però anzi è così, tipo, diciamo, è anche straordinaria la presenza di Biagetti, vedo al giù in fondo. Certo, sopra è coperto da perché Anani. È l'unico forse che parla con di Fortnite, esatto. C'è un caso che secondo te che sia coperto da Anali Biagetti? Non lo so. No, non credo. Metropolitana, Mega Direttori, Tiro Libero, Monterozzo. Metropolitana, tra l'altro, grande entrata. Che voglia. Allora, il Monterozzo ce n'ha 4. Ce n'ha 4. Porca troia. 4 piazzamenti. Cioè, terza, quarta, quinta, settima. Beh, ragazzi, Monterozzo. Allora, Monterozzo entra nelle, nelle 5. Nella cinquina. Nella cinquina entra anche Monterozzo. Perché ricordiamo che la droga cinquina. La fregna tombola. Allora, dai, non ci scrive più nessuno. Certo, allora, quindi declassiamo tutti di una posizione. Declassiamo tutti in una posizione, ma purtroppo non abbiamo. Ah, c'è rimasto un ultimo premio. Aspetta, il premio è quello miglior live. Abbiamo declassato tutti in una posizione. Sto facendo un attimo i calcoli. Quindi, per declassando tutti di una posizione, vincono la settimana i Mega Direttori Galattici. Bravissimi, bravissimi, Mega Direttori Galattici fanno bella. Hanno vinto la settimana i Mega Direttori Galattici per la prima volta, credo. Quindi è una lotta per il secondo posto. Abbiamo detto fra una parola banale per tutti, Monterozzo sentimentale e Libri tra le onde. No, no, mi sono perso, perché eravamo detti 3-4 prima. Non lo so, dimone una a caso. No, dai, no. Avevamo fatto una cosa senza Cocaruccia. Dici? Ma sì. Io farei vincere la trasmissione, quella che sostituisce Sara Tommasi, che ancora non è andata in i rassegnati stampa, avevamo detto. Però la buona per tutti, Mega Direttori, Monterozzo, rassegnati stampa e non mi ricordo quell'altra che viene esclusa automaticamente per questa ragione, per amnesia. Per amnesia del conduttore. Viene esclusa da subito in questa classifica. Non ce ne vogliate, non ce ne vogliate. No, ma vogliatecene anche. Vogliatecene anche. Allora, c'è rimasto un ultimo premio, che era il premio Miglior Live. Burdello, ma anche detto. Che è stato proprio vinto poche ore fa. Poche ore fa dall'Almorena. Dall'Almorena con questa situazione. Allora, ieri potevate vedere il live in questa situazione. Potevate, avreste potuto, ma vedevate dei manici di chitarra. E soprattutto non si vede bene, ma sottoscritto The Eldar, che è la cosa che più ci fa. Innanzitutto ci colpisce la scelta della sovraimpressione, quella che occupa più spazio in assoluto. Già, insomma, ecco, e sotto c'è scritto The Eldar, come potete vedere. Ma sono tre settimane che c'è scritto The Eldar. Non lo so, perché il monitor che. Non so, voi adesso faccio una cosa. Perché faccio una cosa che non si dovrebbe fare. Io cambio la cam e faccio questa cosa per far vedere ai nostri ascoltatori quanto è grande il monitor. Eccolo lì, che se c'è scritto di Eldar si vede, insomma, no? Invece no, va bene, non importa, torniamo tutto a come era prima. Esatto, ecco, torniamo tutto a come era prima, ma andiamo un attimo cose anche verdi, alla rubrica cose verdi, che adesso andiamo subito a scrivere cose verdi. La rubrica che abbiamo inaugurato la settimana scorsa, ecco qua, aspetta un attimo. Però aspetta, perché bisogna un attimo. Metto l'altra cam. Invece, intanto ti ricordo che abbiamo 25 minuti di remaining time. Se tu ricordi. Però è insostituibile ormai, credo. Il remaining time, bene. No, però ricordiamo che si possono fare tanti giochi divertenti mettendo la roba verde su quell'altro schermo, no? Scusa, ma viene una bandiera della Lega, secondo me. Cioè, il suo volume una buzzagliola, una cimice, mettici. No, ma il simbolo della Lega, la cosa fantastica, che non ha niente di verde. Quella sì, dai, bella, eh. Però tocca, ecco. Ma quelli che ci guardano, no? Ci insultano, giustamente. Comunque non abbiamo fatto l'esperimento con Hulk, secondo me era la cosa che si potesse allora, fare. Però io scarico l'immagine prima, così è grande. Hulk. Hulk. Ti prego, prendi questa, perché deve succedere qualcosa. Però possiamo. È piccola. No, perché lì ci stava tutto, eh. Allora, però possiamo intanto. Mettiamo un attimo una canzone, perché apriamo questa a 1280, credo. Se io la troverei, guarda, secondo me se avessi strumenti gli dici di cercarti quelle belle pesanti.
è tutto molto bello, io andrei con la musica, vai. Vai. Così adesso mettiamoci anche le cuffie, vanno. Bene, me ne metto anche io e io nel frattempo dirò idiozie e propongo almeno 2 minuti di po perché bisogna ricordare. Questo è quando mi dicono che non verranno in radio. Comunque gli stanno bene i baffi a Hulk, no? Sì, beh, abbastanza. Voi ragazzi! Però ecco, vedi, purtroppo il verde non è tutto uniforme, quindi... Vaffanculo. Ma guarda che basta dire a De Santis di cambiare colore e possiamo fare, che ne so, il rosso. Capisci? Perché si chiama chroma key, perché si usano dei colori che in natura si trovano. Chroma key? Allora, adesso veramente non siamo tutti che possono parlare, no? No, veramente adesso non... tecnicamente la trasmissione è finita. È questa la... Già, andiamo a leggere i messaggi che sono arrivati. Ci sono anche arrivati dei messaggi? Sono arrivati dei messaggi, ridono. Così ridono. Ah, Silvia Fadda ci scrive che dovrebbe vincere il Motocross Continentale perché era lei ospite. Già il fatto che la ragione per cui si dovrebbe. Con arroganza pure, sì, perché dal messaggio il messaggio rivelava arroganza. Sì, e infatti dovete stare attenti a come fate le richieste perché improvvisamente vi ritrovate all'ultimo posto.
Vero? Esatto. Quindi niente da fare, Montarozzo sentimentale purtroppo arriva quinto. Quinto. Arriva quinto. Noi abbiamo, credo che tu sia stato chiaro, che diciamo la corruzione conta e quindi la miglior corruzione è sempre quella fatta in natura. In natura nel senso Neruda Magnani, ecco, e De Rubeve. Quindi proponeteci cinghiali, perché voi lo sapete che adesso è arrivato il momento, caro Simone, che il momento che puzzamo come li cinghiali. Puzzano, ho scritto, puzzano. I nostri ascoltatori iniziamo, puzzano, iniziamo seriamente a tracollare, esattamente. Allora, mettiamo però, volevo farvi sentire questa cosa prima di... In realtà abbiamo da parlare un po' di cosine, però... Allora, settimana prossima, a Mega Direttori, parleremo di Luca Andamaggio. Vi aggiorno su questa cosa con sottofondi non più rockabilly ma de dosso gli delle pecure mia iuppelulia, quindi grossa puntata, non perdetevela, anche effetti speciali fantastici directly from Candamaggio. Allora, poi stoppiamo tutto un attimo perché in settimana, come detto stamattina poi a Sdremmarina, c'è stato condiviso l'immagine della nostra radio anche su Radio DJ. Esatto. Grazie a Francesco Lancia, a Ternano Doc, che ci ha spinto, ha voluto 200 euro, però sono valse la pena. E piace per culo, tra l'altro. Esatto. Ci ha mandato... a prendere per il culo dal trio Medusa, chiamate Roma 3131, programma storico del trio su Radio DJ, e questo è quello che è successo. Una programmazione particolare, Francesco ci viene a segnalare i nostri amici di Radio Animati, Radio Animati, che trasmette solo sigle di TV, ma sì. Segnalo anche Radio Passeggiata, una radio neonata a Terni, cioè Marco, si chiama La Passeggiata, trasmettono da un angolo del bar, e se volete fare un giro nel dialetto ternano, Radio Passeggiata, la radio che trovi. Ma il bar della Passeggiata? E il bar a fianco alla Passeggiata. Ma non ci credo, quello vicino alla fontana. E trasmettono... Domenica so cosa fare. Allora, ci colleghiamo con Radio Passeggiata. Cosa volete chiederci, amici di Radio Passeggiata? Francesco, fai tu la domanda per in dialetto. Tipo, senti un po', ma avete più una notizia del lucinghiale, quello che sta aggrappando degli ubaldi? No, credo di no, credo di no. 3-4. Allora, potevano fare di meglio. Sì, purtroppo c'è da dire anche che Francesco lucinghiale. Cinghiale, sappiamo tutti, no? Nel senso, Luca Andamaggio, adesso l'abbiamo scritto. Però, puzzamo come di cinghiali, non è come di cinghiali, no? Insomma. Poi soprattutto, caro Furio, il bar non è. Ti piacerebbe, sarebbe bellissimo che fosse quello della Passeggiata, ma non è così. Non lo è. Siamo un po' fuori e vicino alla fontana ci hanno azzeccato, non so. Hanno fatto un po' di mix, però gli vogliamo bene. Gli vogliamo bene lo stesso. Tanto non ha questa cosa non ci ha portato ascolti. In realtà poi, visto, abbiamo vinto la settimana noi. Sdremmarina ha superato, cioè, infatti, un attimo a far valere la ternanità della radio. Allora, niente da fare, Silvia mi sta a fare i danni, parlavo di Libri tra le onde, vabbè, Scaramouche, Fandango. No, allora, Libri tra le onde innanzitutto è fuori dai giochi, l'abbiamo già detto, non ci dispiace, perché noi non proviamo dispiacere quando stronchiamo le trasmissioni. Mai, Montarossi di Venale quinto questa settimana. Primi, ricordiamo, l'unico posto finora definito, a parte quello, è... Mega Direttori Garage. Esatto, l'unica la trasmissione di riferimento. Abbiamo ancora in corsa la parola buona per tutti, rassegnati stampa. Ma tu c'hai sempre un foglietto dove scrivi la roba? Oggi ti sei portato un blocchetto? Non lo so. Però non allora. Non c'hai scritto un cazzo. No, aspetta. Allora, però volevo dirvi che da questa settimana. Eppala! Questa settimana invece facciamo arrivare il secondo Radio Unicorno, perché ci ha avuto un sacco di visualizzazioni, abbiamo visto prima. Sara Costanzi ha iniziato con un problema tecnico tipo che andava via la corrente, però c'è stato subito di grande aiuto perché da lì si è scafata. Quindi partita bene, grande puntata quella di venerdì mattina su... carcere, su eventi fatti in carcere. Quindi, ah no, pensavo che toccava molto bene, molto interessante. Tra l'altro la ragazza che è venuta ospite
nella trasmissione, cioè io sono Spazio. Spazio che presto avremo, perché come sappiamo, quando si libera uno spazio si ridà subito. È successo questa settimana a Sara Tommasi, che ci ha accannato con una motivazione veramente fantastica. Di cui possiamo parlare? Voglio i soldi. Ha detto voglio i soldi. E che la risposta è stata ciaone, ciaone. Leva il foglietto dal coso. Ha tolto il foglietto e tutto questo è andato già a facilitare l'ingresso di Eleonora Fiorini, che entrerà lunedì con Turn It On Again, un programma un programma che parla di ok, e partirà proprio lunedì alle ore 11. Catalina da maggio sposterà la sua intervista del mercoledì alle 9 del lunedì, quindi si libererà un posto alle 10 del mercoledì. Fatevi avanti per avere questo spazietto. C'è sempre la possibilità di rubare lo spazio a Fagotti, che faglia senza avvertire, quindi lunedì alle 8 di sera possiamo anche dare uno spazio a qualcuno. Poi cosa abbiamo di nuovo di cui parlare? Ah, Silvia Santarelli, molto bene, partita di brutto, ha fatto una gran terza puntata, sempre coadiuvata da Jacopo Colella. Il resto con la grande pubblicità. Da oggi non sono più con noi nemmeno le lavannare letterarie del sabato mattina, perché non vogliono fare la tessera. Ah, va bene. Allora... quindi è stata questa la motivazione per la quale non vengono più. E allora diciamo che, così come abbiamo detto a Sara Tommasi, ciao. Ciao, neanche a voi. Allora, ricordiamo che per fare parte di questa famiglia bisogna fare una tessera dell'associazione che gestisce la radio per giustificare la presenza qua dentro, cioè, no? Ci sono delle ragioni così di tipo legale, no? Incredibile da... E si chiede un contributo di 5 euro, diciamo a tutti quelli che vorranno poi partecipare, 5 euro annui per permetterci tipo di comprare un PC nuovo o di fare quelle cose fantastiche che avete visto prima. Amedeo dice che non tessera un cazzo Bob Geldof. Lui non tessera. Tra l'altro salutiamo Bob Geldof, che ho rivisto l'altra sera su Bohemian Rhapsody, veramente un personaggio fantastico. Però mentre io cerco perché è la sigla finale ormai del nostro programma. Nel frattempo che cerchi, ricordiamo che Bob Geldof è quello vero, è quello che non fece suonare i Tillizzi ai suoi amici al Live Aid perché non erano abbastanza famosi e lui ci rimase male, il povero Phil Dino. Allora ma è il momento della morte, Eleonora mi scrive: c'ho la lista scritta a mano di tutti i CD e vinili, se no sono esaurita. Io sto facendo una cazzo di trasmissione. Ecco. Bene, io penso che voleva i soldi, potrebbe essere il... No? Facciamo vedere, perché poi Eleonora adesso si pentirà di quello che scrive, perché... Ecco. Comunque, membri... Sta scrivendo, vediamo cosa scrive, Qui sono membro del team lassù, Una cazzo di trasmissione. Eleonora Fiorini, ricordiamo, entrerà lunedì alle 11 con il suo Turn It On Again. Chissà. Sei... live, cioè motociclette in sottofondo. Scrivi bene. Scrivi pulito. Pulito. Cazzo. Ecco, grandi momenti. Vabbè, lasciamo là un po' Eleonora. Noi generiamo momenti di radiofonia come se non ci fosse un domani. Di continuo. Allora, diciamo che quarta posizione la spariamo là con una parola buona per tutti. Panzerotto, Panzerotto. Fermo, perché il puntino di Eleonora, che è verde, quello lì della, che sta online, è verde, è vero, coprito. Guardalo anche guarda. Matteo guarda anche Matteo, è fantastico. Aspetta che poi si riesce a beccare l'occhio lì, non so se vedete. Eccolo. La bocca. Guardate al centro dello schermo, fantastico. Questo è, ragazzi, questo è per dirvi cosa servono i vostri 5 euro. È un glory haul. A cosa servono i vostri 5 euro? Quello è un glory haul virtuale, ragazzi. Tra un po' uscirà un pene da lì, sappiatelo. Va bene, ragazzi. Glory haul digitali. È va bene, Eleonora intanto è sparita. Giustamente.
E allora ha cannato qualsiasi. Ah, io non so se tu sei d'accordo, ma che? Io non so che cazzo io non sto mai scrivendo. Che sarebbe il caso di raccontare cosa succederà stasera in questo localino. Ah, certo. Cosa succederà? Succederà che c'è una serata cubana stasera. C'è una serata cubana, la Havana Night, gestita sempre da Andrea Cecconi, uno dei nostri speaker, Timbao Muerte. Giusto? Giusto. 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 E per la prima volta, penso che sia per la prima volta che ci sia un abbinamento di DJ set e cibo. Eccola qua, sto scrivendo. DJ set e cibo, no? È un po' come, che ne so, se... C'è la carne vieja. C'è il platano fritto che io sogno di c'è la, la, la poi che mangiano la soletta delle scarpe e mangiano la cuba, non lo so. però bevono tanta rum. Sto a ridere come una cogliona. Bene, è importante che sia in mondovisione tutto ciò. Bello, il cogliore ha scritto col GL però, perché... Perché è forbita, sarà una trasmissione forbita. Il trio Medusa ci dice che noi facciamo diretta del nano, che è anche vero. Allora, dicevamo, cosa è successo? Vi volevo far vedere. Vedo due delle immagini sì. Che ti riguardano straordinarie. Questa qua è veramente bella, tipo ieri sera. Ti prego, mettila come immagine. Guarda, aspetta. Eccola qua. Mettila come immagine del tuo profilo di Facebook. È bellissima. Poi se volete andarle a vedere, non le potete vedere. Le potete vedere solo qui in minuscole. Però c'è anche questo. Questa che non è male, che è animata questa. Sì, queste qui sono le cose che io faccio, cioè che le mando. Poi come si fa a vedere questa, per esempio, grande? No, io non ho queste cose dei Messenger, non le ho mai capite e non le voglio capire. Come si farà? Voglio una versione più ridotta di Facebook, mi sa troppo complessa. Voglio un Facebookino. Come si farà? Aspetta. Eccolo, ci siamo riusciti. Aspetta. Però la vai col tango, è bellissima. Sembri Fagotti. Sembro Fagotti. Ecco, aspetta. No, eccoti là. Eccomi bellissimo, qua. Potete vedere questa meraviglia. Guarda, sotto puoi scorrere tra le due immagini. Falla partire. Come si perché fa? È animata. Io frangevo vorrei andare a dormire. Io che chiedo a Francesca, la mia compagna, di andare a dormire. Senza audio perde, direi, tutto il suo fascino. Io lo chiedo in questo modo, quindi compatite la mia compagna. È l'ultima, non ce ne sono altre. C'era un'altra, ma non la mando. Quella perché dico cose sconce in quell'altra. Allora, quindi ci rimane da assegnare la terza posizione prima della sigla finale, che la terza posizione la daremo durante la nostra sigla. Vai, a tutto schermo però, eh. E ricordiamo che qui si entra in un mondo che non ci appartiene, ma noi non ci interessa. Parlerei anche un po' più a scatti perché... Ma si sente già. Io voglio questo effetto qua, cioè tipo sul citofono di casa. Vai che ci si scatena, caro Simone, vai. Attenzione che la... La tenda è oscura, c'è il voice over che è leggermente sopra le righe. Ma dove hai fatto questo che Gigi D'Agostino sembra un incrocio tra Bono e The Edge? Guardalo bene. Vi salutiamo tutti. Abbiamo detto chi ha vinto? Sì. Abbiamo detto chi ha vinto? No, abbiamo detto, sì, abbiamo detto, no? Ah, peccato. Abbiamo detto i mega direttori. Ah, è vero. Seconda volta, Sara Costanzi con Radio Unicorno. Quarto, Panzerotto. Quinto, Montarozzo. Terzo, però non si sa, lo stiamo per dire adesso. Stiamo per dire adesso, sì, eccoci. Radio Passeggiata. Oh! Dopo di noi Swing Cats. È un caldo bestia.
Giovedì prossimo Nick Drake con il nostro Emiliano, alle ore 21 venite a vedere Nick Drake qua live al bla 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 bla. Lo vado a dispellire io, eh. Apre la serata Steven Seagal. Che finisce il tutto qua, terza posizione, vince la terza posizione, quindi medaglia di bronzo, rassegnati stampa Cristina Bellettini e Cuccolini. Quindi lasciamo, diciamo, veramente un bel ricordo. Lasciamo un bel ricordo, è uno spazio insalubre a Paolo Silvestro. Allora, vediamo qua, però aspetta, perché qua RJ Show non vince mai una mazza. Torneremo in Serie A, crediamo in voi, ragazzi. Guarda, posso dire che sostenere che non vince potrebbe farvi vincere la prossima volta. Amedeo ricorda Fennigoro Wesseling che io avevo con il PSV ai tempi del scudetto, penso 2000. Che cos'è che aveva scritto sulla maglietta Fennigoro Wesseling? Se ti levi sta roba, stai impazzendo, ti prego. Il balletto di Severoni, vai! Non si vede un cazzo adesso. Eccolo! Potremmo farlo anche sull'altra camera, dai, dai. Vai, vai! Ci stanno guardando dalla... la porta del... Sì, in realtà qua dentro ho perso 6 clienti nel frattempo. No, 6 kg ho perso. Ciao. Ciao.